sommersa dalla spesa Lidl. Partiamo subito. Sono stata da Lidl naturalmente. Oggi è martedì, ieri non sono andata perché ieri abbiamo fatto anche la diretta su Instagram, ero sottotono, molto sottotono. Oggi di ritorno da un esame che ho portato a fare Angelica all'ospedale, la sua allergia, ero già fuori casa, ho detto facciamo un saltino da Tigotà, poi di fianco c'è Lidl, vuoi non andarci? Mi servivano due o tre cosine e quindi partiamo subito. Incuriosita dalla mia amica Rossella, che se non erro mi aveva fatto vedere questi per la settimana, questi crackers della settimana britannica, se non ricordo male, crackers sea salt, cioè salati al sale marino, sali minerali, vitamine, frumento, ferro, tiamina, riboflavina, acido folico, bla 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 bla. Mi ha incuriosito e li ho voluti provare, complice del fatto che era uno sconto del 30%, quindi invece di 1,19 euro, questi stasera li sentiamo subitissimo. Poi oggi sono carica, ve lo dico, tenetevi forte. Poi ho preso a 1,19 euro i croissant della Bauli. Anche se la vendo 20 sarei anche un po' incazzata, comunque va bene, è per quello che sono carica. A 1,19 euro Bauli integrali, perché sempre complice della mia amica Rossella, non che lei abbia comprato questi, ma mi ha ricordato che dai, è settembre, incominciamo la dieta pure noi, o meglio, dieta, il regime alimentare con meno schifezze per perdere qualche chiletto, ne avrei da perdere minimo due. Perché mi risento addosso, mi danno fastidio e quindi cerchiamo di mangiare un pochettino meglio. Quindi ho preso questi qui integrali con zucchero di canna grezzo, naturalmente io li taglierò a metà, li metterò dentro, stavo dicendo la Nutella, ma ieri la marmellata, comunque farò una valutazione di calorie, perché se c'è poca differenza di calorie tra la Nutella e la marmellata, cara Rossella, qui sai che io sono una golosona, quindi farò mezza dose, insomma a parità di calorie ci metterò la Nutella, credo, non l'ho comprata la Nutella, comunque a me piacciono anche così, no, per dire che io sono dell'idea di, sono della scuola del pensiero del dottor, non mi ricordo come si chiama, che è un famosissimo dietologo italiano, che dice dovete mangiare tutto di tutto nelle giuste dosi, quindi se mi va di mangiare la cioccolata io mangerò la cioccolata, poi vi farò sapere oggi il 2 settembre come va. Sarà un dimagrimento molto lento, secondo me, con questo tipo di ultimamente diciamo che 2-3 kg li ho persi da quelli che avevo preso senza fare diete particolari, ce l'ho qualche giorno un po' di assestamento ma per altri motivi, vabbè, lasciamo stare. Poi 1,19 euro di croissant, ho preso il solito latte fresco che ho messo sotto a tutto, lo tiro fuori perché poi lo devo andare a mettere via, il solito latte fresco, alta qualità, pastorizzato, ne ho preso una bottiglia sola perché scadevano alcune bottiglie il 3, alcune il 4 settembre, quindi ne ho presa una sola, tanto poi giovedì magari ci faccio un altro soltino, a 1,09 euro. Ho preso a 99 centesimi la Misticanza, questa qua, prodotto fresco, pronto da condire, lattughino verde, lattughino rosso, lattuga romana, rucola e spinacino, da tenere in scorta, in frigo, tanto scade il 6 di settembre, penso che comunque le mangeremo stasera, perché ho preso delle altre cosine che adesso vi faccio vedere per stasera. Poi ho preso i crostini con l'olio, questi qua, non li ho mai provati prima, della Solemar, 89 centesimi, crostini con aglio e cosa c'è? Prezzemolo? Sì, aglio e prezzemolo, questi qua. Fatemi sapere se sono buoni, perché tutte queste cosine qua, i crackers che ha fatto vedere Rossella, naturalmente Rossella non vi ho detto chi, ma tanto lo sapete, Rossella è del canale Logico Bio, vero Mira su Instagram, ci scambiamo idee anche alimentari, perché darci un man forte un'altra con la dieta e sapere che c'è qualcuno che tra virgolette ti controlla, forse ci sta a stare il tuo regime, chissà. Comunque sì, bisogna cominciare a mangiare bene perché è importante. Fatto sta che io il momento più bello della mia fisico l'ho avuto proprio incinta. Subito durante la gravidanza, zero ritenzione idrica, ero rinata, e dopo il parto zero pancia, proprio è stato il momento in cui sono stata, nonostante avessi dei chili in più dalla gravidanza, naturalmente, a parte che io ho preso 9 kg, non ne ho presi tanti incinta, mangiavo come se non ci fosse un domani, però tutte cose sane, ho preso 9 kg e ne ho persi pochi dopo il parto, giusto il peso, ho perso neanche 4 kg, giusto il peso di Angelica. Vabbè,
Torniamo a un altro argomento. Ho preso in sconto questa bevanda alla mandorla, 1,99 euro. Qua vedo che è scontata. No, bevanda mandorla. Sarà questo? Perché io altre bevande alla mandorla non mi ricordo di averle prese. La cosa strana è che qua c'è scritto 2,49 euro, è il prezzo di vecchio, e il prezzo scontato 1,74 euro. Qua è passato a 1,99 euro. Boh, dopo rifarò il conto il 30% perché a mente anche no. E comunque, vabbè, 1,74 euro, 1,99 euro sono pochissimi centesimi di differenza. La cosa strana è che passa per soppieno, non c'è il meno 30 nello scontrino. Boh. A volte conviene sempre controllare questi scontrini. E facendo il video è comodissimo. Poi ho preso i Kinder cioccolato a proposito di dieta. Questi qui a 2,49 euro li mangia Angelica, ma se mi viene un attacco di fame o di voglia di roba dolce me lo mangio. Per pezzo sono 71 calorie. Si picchiano, neanche pochi se calcolate che ha quei calorie lì. Uno yogurt praticamente. Vabbè. Poi ho preso l'hamburger di pollo a 1,79 perché stasera io avrei intenzione di farmi un bel hamburgerino, così su di Angelica, di pollo, uno io e uno mio marito, con l'insalata. Quindi questi qui, quelli di pollo, sono 100 grammi l'uno, pollo italiano, 1,49 euro. Poi ho preso gli hamburger invece di scottona perché Angelica mangia spesso il pollo, quindi gli ho voluto prendere per una volta anche carne rossa. Hamburger di bovino adulto scottona 180 grammi. Lei di solito ne mangia 3, 3 o 4, quelli che sono. E a lei adesso vediamo cosa fare di contorno. Gli ho comprato anche dei panini, il solito panino morbidino che mi sembra costi 30 centesimi, boh, non so, dopo quando lo trovo comunque nello scontrino. Ve lo dico, sono belli morbidi, sono panini tipo, non so se siano al latte, farina di frumento, farina di frumento, sale, no, decorato con uovo, beh, vabbè, per forza lo scrivono perché con tutti, non ricongelare, vabbè, ho preso anche i panini uno per uno, piccolini, piccolini. Poi, l'hamburger Kinder fetta al latte. Questo li ho presi per me perché a me è colazione. Quando sono di fretta e mi bevo un succo di frutta e una Kinder fetta al latte, perché poi a me piace mangiare spesso e poco. Quindi, con una fetta al latte che non ha tantissime calorie, perché ha esattamente 400, no, 118 calorie, non sono tantissime per una bustina da colazione. Se calcolate che dopo ci metto un succo di frutta, un tè, un tè, insomma, così se faccio colazione di fretta o anche da portarmi dietro se voglio fare uno snack goloso. Avrete capito dal mio discorso che sì, non ho intenzione di fare tante rinunce. Poi ho preso la Kinder fetta al latte 2,29 euro. A 1,49 euro ho preso il mascarpone gorgonzola. Io questo solitamente lo metto sopra al risotto con radicchio trevigiano o sopra il risotto, oppure anche mangiato così come formaggio. Certo che se mangiate questo la carne poi ve la sognate, cioè bisognerebbe fare una via di mezzo, anche perché 100 grammi di prodotto hanno 400 calorie, quindi se ve lo sviluppate tutto sono 800 calorie, quindi no, un pezzettino da assaggiare a pasto. Yogurt, allora, gli yogurt mi sono piaciuti tantissimo, costano 39 al panino morbidino, 15 centesimi l'uno. Lo yogurt che ho preso l'altra volta, pesca e maracuja, questo qua. Penso che sia qui, no, questo deve essere il dessert perché c'è pesca e maracuja, ho scoperto, pensavo fossero la stessa cosa, ma in realtà no. Yogurt cremoso è fatto così, vedete il contenitore bianco e questo è il suo pack. Poi c'è l'altro che è una specie di dessert, sempre pesca e maracuja, che però vedete qua sopra ha la mousse di frutta. Quindi ho comprato sia lo yogurt. Yogurt, pesca e maracuja, ne ho presi due perché non ho intenzione di mangiarlo adesso. Vediamo quante calorie ha per curiosità. 135 calorie per 100 grammi. Questo è 150 grammi, è bello grande però. Quindi la metà di 135, mettiamo 70, 70, 200 calorie. Pisciula, un bel po'. Però insomma una bella colazione, una bella merenda. Poi oggi ho mangiato con l'imbuto, ho mangiato due o tre tortellini in piedi.
e poi occorre di qua, occorre di là, me lo merito tutto il mio yogurtino, anche perché stasera ceniamo un po' tardi, quindi devo arrivare a cena senza mangiarmi poi delle altre schifezze. Poi la stessa cosa, il Kinder cereali per mio marito a 2,99 euro. Dopo comunque vi dico cosa costano gli altri yogurt, così finiamo il discorso, vado in ordine con la scontrino perché facciamo meglio. 2,99 euro sono 9 Kinder cereali, quindi un buon prezzo mi sembra. Mozzarella di bufala a 2,59 euro, questo qua dell'Italiamo, a noi piace tantissimo, quindi l'ho voluta riprendere. Cercavo ancora la burrata e la stracciatella, ma erano esaurite entrambe, erano in sconto la settimana prossima, si vede che la gente ci ha veramente dato dentro. Yogurt intero alla vaniglia, ah sì, ho preso lo yogurt per Angelica, costano 22 centesimi, ho preso uno alla pesca, poi ne ho preso uno all'albicocca, uno ai frutti di bosco, un altro alla vaniglia e basta direi per Angelica. Poi un altro di questi yogurtini qua, dessert, eccolo qua, 39 centesimi il dessert, quello fatto con la frutta qua sopra e lo yogurt sotto. Questo quanto calorie ha? Di meno dello yogurt. Allora mangio questo, fammi vedere, aspettate che facciamo una valutazione. 135 calorie per 100 grammi, questo ne ha 107 e dentro ce n'è 150. No, mangio questo è più buono e anche meno calorie. Scusate che mi china, strano ma vero, non sento male l'osso sacro. Poi vi racconterò anche i nuovi riscontri, le nuove cose successe. In sala, non adesso, in un altro video magari. Panetti croccantini al sesamo, 1,39 euro, sono questi qui, perché le altre gallette, le altre tipo cracker sfogliatine, vi ricordate che uno scontrino non riuscivo a capire cos'erano le sfogliatine, non mi erano dispiaciute, però ho voluto provare questi panetti, mi ispirano di più. Panetti croccanti con tutto il sesamo sopra, il panino morbidino ve l'ho detto. Poi ho preso delle carote julienne a 59 centesimi, quindi stasera o carote o insalata, adesso vediamo. Poi il tonnetto, insalata, il tonnetto origano e capperi, con olive e capperi a 99 centesimi, questo lo prendo magari per domani a pranzo se non ho voglia di farmi la minestra. Ne ho presi due o uno? No, ne ho preso uno solo, lo assaggio, poi magari giovedì, se torno a Lidl, giovedì o venerdì, lo prenderò. Direi che le cose alimentari sono finite, yogurt, dessert, yogurt, sì, direi che le cose alimentari dovrei averle finite. Le ripongo un attimo nel frigo e poi vi faccio vedere le cose non alimentari che ho comprato. Riposta la mia spesuccia sul frigo, nel frigo, vi faccio vedere le cosine non alimentari che ho preso. Allora, ho trovato nel banco con lo sconto 30 la mousse della Dove. Questa qua costava 2,29 euro, scontata 1,60 euro. L'ho trovata con l'adesivo qui dello sconto del 30%, non so se avete notato che l'adesivo ha cambiato forma, prima era quadrato, adesso è diventato rettangolare, vabbè, a parte quello. L'olio di rosa, a me lo profumo da rosa, la profumazione alla rosa non mi fa impazzire, non so come sia questa mousse, a noi è piaciuta in particolare quella alla Kai, che è il mio preferito in assoluto, anche piace a tutta la famiglia, mentre quello agli estratti di cotone a me non dispiace, ad Angelica piace, al mio marito no, però non che lui lo utilizza, però sente l'odore e fa i suoi commenti. E questo qui è l'olio di rosa, l'ho preso solo perché era il sconto 30, perché sennò non l'avevo acquistato, era l'ultima rimasta, se no ne avevo presa più di una per 1,60 euro, insomma si poteva fare, è congelata, si vede che era vicino al latte, e questo confermo che me l'hanno scontato, perché a me le profumazioni alla rosa non piacciono molto, perlomeno quando è quell'odore di rosa tipo vecchio stampo, no? Di quei vecchi cosmetici di una volta, ecco, diciamo così.
Poi ho preso la spugna da mano da bambini a 49 centesimi a forma di paperella. Avevo già preso quella a forma di orsetto e ne avevo comprate due. L'ho messa in uso l'altro giorno, mi è piaciuta per Angelica, quindi, dato che questi sono prodotti che non si trovano sempre da Lidl, ho deciso di farne scorta proprio perché ci piace. Io le spugne ho la paturnia che le cambio spesso. E poi calcoliamo anche il fatto che comunque una va nella borsa della piscina, che quella va cambiata spesso veramente. E quindi l'ho voluta prendere, farne un pochino di scorta. Poi, ecco, ho preso ben tre confezioni a 3,99 euro l'uno, quindi ho speso 12 euro in questi tre prodottini, però spero che valga la pena. Sono delle perle Bye Bye Odore e Antiodore Clip Perla. Questi li avevo visti nel video di Martina, l'angolo di Martina, non mi ricordo bene il nome del canale perché è una ragazza che seguo da poco, fa parte del gruppo dei piccoli canali Power. L'ho conosciuta grazie a Rossella che fa tutti i video, Rossella Logico Bio, che fa video in collaborazione con queste, con varie persone, tra cui anche lei. La ringrazio per avermi fatto conoscere questo prodottino. Non l'avevo visto da Lidl, io credo sia questo. Comunque dopo le scrivo su Instagram così le chiedo conferma che sia questo, appunto. Ideale per bidoni, armadi e sacchetti per rifiuti. Perché io ho il problema che mi si forma una puzza micidiale nel bidone dell'umido, ma soprattutto nel periodo estivo. Sappiamo i problemi della putrefazione dei rifiuti, ma anche secondo me per il fatto proprio che la plastica assorbe l'odore. E quando per esempio nel bidone anche della plastica metto i contenitori del pesce, si formano dei cattivi odori. Dato che in casa ce n'è uno anche fuori, ma fuori mi frega relativamente, vi dico la verità, perché è fuori in giardino, dietro casa, tutto chiuso, sigillato, arieggiato, cioè la parte esterna è arieggiata, e comunque vengono a prendere la plastica ogni 15 giorni. Quindi, insomma, ce la cavichiamo. Poi in casa invece lo devo svuotare continuamente, lo continuerò a fare, però la clip almeno, la clip spero che faccia ristagnare meno l'odore e che la plastica magari assorba meno puzza, ecco detto tra noi. A base di componenti naturali, ti ottiene una clip più due ricariche. Vedremo come attaccarla. Ah, è fatta così, viene agganciata al pattume, dopo glielo metto subito, e le ricariche comunque, cos'è? Una specie di gel. Non so se sia, vada infilata qua, andrà tolto il sacchetto e infilata qua dentro, vabbè, poi vi dico. Costicchiano un po' perché 4 euro, però ne ho comprate, ce n'è due dentro, quindi sarebbero 2 euro l'uno, 2 euro ogni sacchettino. E vediamo cosa dice. La Keep neutralizza tutti gli odori sgradevoli presenti in bidoni della spezzatura, borse sportive, scarpe e armadi. Per aprire il contenitore, rimuovere il sacchetto in plastica, inserire il sacchetto di perle antiodore nella clip, chiudere il contenitore. Durata del sacchetto? 30 giorni. Allora oggi è il primo del mese, subito. Quindi con questi farò 8 settembre nel bidone in casa dell'umido. Ma guardate dove lo infilo nel bidone umido, non mi ci sta neanche. In quello della plastica lattina e vetro mi ci sta, ma nell'umido. O lo butto nel fondo perché agganciato mi si va a spingere contro la sporta e si vedrà come fare. Comunque, se le utilizzo insomma, farò 2 mesi con questa confezione, si fa 2 mesi per ogni bidone. Quindi fuori mi dispiace, non lo metterò, ma poi in casa qui sì, nel bidone della plastica sicuramente. Poi vediamo se è il caso di metterlo anche in quello dell'umido o no. E ne ho prese 3 confezioni. Quindi grazie a te che mi hai fatto conoscere questo. Poi ultimo c'era la linea Radiance Vitamin Glow by Sienna. Allora, mi ero detta che questa linea non faceva per me, e infatti è così. Però ho voluto prendere una sola da referenza che adesso vi faccio vedere, perché tra tutte è l'unica secondo me a cui si può concedere l'acquisto, passatemi il termine. Allora, per chi non l'avesse visto, vi dico di andare a vedere prima il video, prima di comprare un prodotto di questo genere, di andarvi a vedere nella home page del mio canale, nella playlist
INCI, c'è un video completamente dedicato alla vitamina C, dove vi spiego, adesso faccio un velocissimo riassunto, che la vitamina C, per essere veramente efficace, avere gli effetti che deve dare, illuminante, schiarente, aiuta anche il collagene, insomma, ha tantissime proprietà. Antiossidante, per avere queste proprietà qua ed essere, tra virgolette, passatemi il termine, attiva, deve essere in una formulazione stabile, perché la vitamina C si ossida all'aria immediatamente, e poi deve essere anche compatibile. Io per compatibile intendo che la pelle deve essere in grado di assorbirla. Quindi l'unica è solamente la vitamina C intesa come acido ascorbico. Viene assorbita dalla pelle, ma non è stabile. Le formule che i ricercatori hanno cercato, hanno studiato per rendere la formula stabile, sono derivati, appunto, più stabili della vitamina C, come quelli che ci sono magari contenuti qui, però hanno il grosso limite di essere, che la pelle non li assorbe. Quindi io non compro prodotti che non hanno le caratteristiche che rendono la vitamina C stabile e disponibile, perché esiste l'acido ascorbico in prodotti che siano sia stabili che disponibili. Passatemi il termine disponibile, ma non mi viene un altro termine per dire che la pelle la riesca ad assorbire. Quindi ci sono, se volete comprare una vitamina C che sia, diciamo che abbia tutti questi requisiti, dove io ne conosco solo una in commercio, tra quelle che ho studiato io, quindi lasciamo stare creme tipo quella che ho comprato io, Venus, tanti, Giada Cosmetics, ci sono tantissimi, tantissimi brand che fanno vitamina C, che però la formula non è come dovrebbe essere, deve avere un contenitore idoneo, quindi l'ideale sarebbe un contenitore di vetro scuro, in modo che non si ossidi alla luce, deve avere un certo pH, deve esserci una certa concentrazione di acido ascorbico nella formula, devono esserci all'interno della formula degli altri antiossidanti che vanno a preservare la vitamina C, l'acido ascorbico. L'unico che io conosco che ha queste caratteristiche è la vitamina C di Bisol Cosmetici Naturali. Molte ragazze mi hanno chiesto, l'hanno vista, alcune l'hanno comprata, alcune no, perché naturalmente bisogna fare anche una valutazione se ne abbiamo veramente bisogno, soprattutto se si soffre di melasma, magari sì, perché io non l'ho comprata quest'anno, ve la dico in tutta onestà, perché non ho avuto la possibilità economica e anche perché ho voluto continuare il mio iter, ma l'anno prossimo mi devo muovere un po' prima in modo di fare tutta l'estate con la vitamina C. È una spesa abbastanza esosa, è perché è un cosmetico all high cost, però ha le caratteristiche che dovrebbe avere qualsiasi cosmetico della vitamina C, qualsiasi cosmetico, per cui vale la pena spendere. Se dobbiamo prendere un cosmetico, ve lo dico sinceramente, con delle caratteristiche che non ha queste caratteristiche che vi ho elencato, che comunque ritrovate riportate nel video che vi ho detto, vi consiglio di non spendere soldi, di buttarvi in altri ingredienti, in altri prodotti. Quindi si parla in quello di Bisol, scontata sugli 80 euro, ma va dagli 80, se è scontata o no, dagli 80 ai 109, 108, non mi ricordo di preciso il prezzo. E fate 5 settimane solo di trattamento. C'è anche un altro cosmè, un altro prodotto che è molto valido, anche se non vi noto.